Buongiorno, oggi riprenderemo insieme i procedimenti dei teoremi di Euclide e di Pitagora. Oggi con questo video cercherò di spiegare il percorso che abbiamo fatto sui teoremi di Pitagora e di Euclide. Si tratta di un lavoro lungo basato su molte conoscenze che abbiamo approfondito nel corso della prima e della seconda media. Ciao a tutti, una breve presentazione sui misteri del teorema di Pitagora e del teorema di Euclide. Durante il nostro percorso di geometria abbiamo affrontato un argomento particolare, ovvero l'argomento dei teoremi. Dopo parecchie settimane di lavoro sui teoremi, gli studenti dovevano ripercorrere le tappe svolte scegliendo una modalità a loro più congeniale. Durante il nostro lavoro di geometria ci siamo posti una domanda. È sempre possibile costruire un quadrato equivalente a un rettangolo, anche se l'area dell'ultimo non è di un numero quadrato? Apparentemente no. Infatti, per costruire un quadrato equivalente a un rettangolo, basta prendere l'area di quest'ultimo e trovarne la radice quadrata, che sarà la misura del lato del quadrato. Il problema, però, sta nel fatto che i numeri che non sono quadrati non hanno una radice quadrata. Bisogna dimostrare che il quadrato ABGF è equivalente al rettangolo AHET. Per dimostrare l'equivalenza, Euclide utilizza la proprietà transitiva, utilizzando un poligono, in questo caso il parallelogramma, quello che io ho disegnato in verde, VZPL. Ogni studente poteva scegliere l'ordine con cui presentare il proprio lavoro e anche la modalità con cui comunicarlo. Allora, Euclide, per dimostrarlo, ha detto che se noi prendevamo un parallelogramma equivalente sia al quadrato sia al rettangolo, questi ultimi saranno equivalenti. Allora io, per dimostrarlo, ho voluto dividere in molti pezzi l'area di questo quadrato e riportarli sul rettangolo. Possiamo vedere infatti che questi sono equivalenti al quadrato. Tutti si sono messi alla prova, ciascuno secondo il proprio interesse, gusto e capacità. Come ho fatto il disegno? Ho disegnato un triangolo rettangolo e ho disegnato due quadrati sui suoi cateti e uno sull'ipotenusa. Ho prolungato i lati dei due quadrati costruiti sui cateti in modo che si intersecassero in un punto e che formassero un rettangolo. Questo rettangolo ha l'area che è il doppio di quella del triangolo. 2. Successivamente ho disegnato un altro triangolo rettangolo congruente al primo ma ribaltato. Posso dimostrare che i due triangoli sono congruenti perché hanno l'ipotenusa in comune e insieme formano un rettangolo. Ciò significa che i cateti sono della stessa lunghezza. 3. Ho disegnato il teorema di Pitagora anche sull'ultimo triangolo. E come nel passaggio 1, ho disegnato un rettangolo avente come area il doppio del triangolo e come lati i prolungamenti dei lati dei quadrati. A questo punto abbiamo due grandi quadrati e il loro lato è formato dal cateto maggiore di uno dei due triangoli su cui sono costruiti i quadrati, oppure il lato del quadrato maggiore stesso, e dal cateto minore, oppure il lato del quadrato minore. Ecco qua che ci siamo spostati direttamente a GeoGebra. GeoGebra è un'applicazione che ci serve per formare dei poligoni o composizioni di poligoni e poterli muovere. In questo caso stiamo parlando di un teorema. Buongiorno prof, adesso le spiegherò le applicazioni come terzo video. Usando il teorema di Euclide e il teorema di Pitagora insieme, se conosco la lunghezza dei cateti di un triangolo rettangolo, posso calcolare la lunghezza della loro proiezione ortogonale sull'ipotenusa. Mi ha colpito l'interesse e la creatività con cui ciascuno ha sfruttato il momento che stiamo vivendo. Esempio di problemi, teorema di Pitagora. Questo problema ci chiedeva di trovare la lunghezza delle diagonali di un trapezio isoscele, avendo i dati del perimetro di 78 cm e le basi di 24 e 20 cm. Come abbiamo sempre fatto per comprendere bene il testo, disegno il trapezio e certamente non possono mancare i dati. Perimetro uguale 78 cm, base maggiore, che in questo caso è DC, è uguale a 24 cm, base minore, che in questo caso è AB, uguale a 20 cm.
Come faccio a costruire un quadrato con area 106 cm? Allora, per farlo, costruiamo un triangolo con il quadrato di 106 cm come quadrato costruito sull'ipotenusa. Però per costruirlo abbiamo usato un triangolo rettangolo e perciò dobbiamo trovare i due cateti. Essendo 106 un numero non quadrato, per trovare i due cateti devo fare due numeri, la somma di due numeri quadrati. La somma di due numeri quadrati che dà 106 è 81 e 25. Quindi adesso faccio il quadrato costruito su questo canetto, che è 81 cm quadrati, e questo 25 cm. Sono solo alcuni esempi. I ragazzi ci stanno comunicando, dentro il loro lavoro quotidiano, che vogliono esserci. Arrivederci e grazie per l'attenzione.